Ciao a tutti, io sono Gianina. Ciao. E benvenuti sul mio canale. Io oggi vi parlerò di un argomento molto molto delicato per quanto riguarda e penso per quanto riguarda tantissime persone. Così come avete visto nel titolo, oggi parleremo di bulimia. Prima di iniziare volevo dirvi che io sono l'ideatrice della dieta Gianina. Lì per lì non sapevo come chiamarla, così gli ho dato il mio nome, ma semplicemente non per... semplicemente è venuta così, come ben sapete chi mi segue, io ho perso più di 45 kg con questo tipo di vita, con questo tipo di alimentazione. Ho semplicemente cambiato la mia vita, semplicemente questo. E niente, chi vuole entrare a far parte di questa grande famiglia, perché sta diventando sempre più grande, ci sono tantissime persone che seguo, perdono tutti i chili e non solo perdono i chili, hanno una vita migliore, hanno cambiato proprio il loro senso della vita, cioè lo stile di vita, movimento. Dicevo, chi vuole essere seguito da me in dieta Gianina, trovate nell'info box le mail dietagianina@gmail.com, mi scrivete e parliamo. Oggi parlerò di un argomento molto molto delicato e prima di iniziare volevo leggere con voi la definizione di bulimia. Andiamo su Google e vediamo cosa ci dice. Il termine bulimia, che significa fame da bue, pensate un po' dal greco, indica nel linguaggio medico una voracità patologica ed eccessiva associata a malattie di diversa natura: diabete, anchilostomiasi, oligofrenia, eccetera. La bulimia nervosa è insieme all'anoressia nervosa uno dei più importanti disturbi del comportamento alimentare, detti anche disturbi alimentari psicogeni. Una persona affetta spesso si provoca il vomito dopo aver mangiato, utilizza dei lassativi, digiuna e pratica intensa attività fisica. La maggior parte delle persone che soffrono di bulimia presentano un peso corporeo normale. La forzatura di vomito può provocare pelle inspessita sulle nocche, cioè qua, e danni ai denti. La bulimia è associata ad altri disturbi mentali come la depressione, l'ansia e ai problemi come la tossicodipendenza o l'alcolismo. Si riscontra anche un elevato rischio di suicidio e di pratiche autolesioniste. Non voglio dire che mi vergogno di aver sofferto di bulimia, perché poterne parlare oggi con serenità, con tranquillità, di un disturbo che ho superato, di un disturbo che colpisce tantissimi adolescenti e, come abbiamo letto, portano al di là del provocarsi il vomito, porta anche a dei disturbi molto molto brutti, molto pesanti, come il suicidio, come tante patologie che ne conseguono dalla bulimia. Quindi io sinceramente non conoscevo molto in passato questa forma di provocarsi il vomito per eliminare ciò che mangiamo. Prima di iniziare il mio percorso di dimagrimento, circa un anno prima, mi sono successe un paio di cose molto, molto negative nella mia vita che mi hanno fatto destabilizzare proprio ad un livello molto forte psicologicamente. Non dico che sono andata in depressione, però ci stavo quasi, perché questi eventi hanno colpito davvero la mia sicurezza, il mio equilibrio mentale, tutto quello che magari fino a quel momento avevo acquisito. Quindi
La prima cosa che ho fatto quando mi sono successe queste cose è stato mangiare. Come sempre, io ho sempre avuto questo problema. Ogni volta che stavo male, aprivo il frigorifero, la credenza e mangiavo. Che significa mangiare? Non significa mangiare un panino o mangiare qualcosa. Significa iniziare con la frutta. Mangiare due o tre banane, dopodiché mangiare un pezzo di formaggio, dopodiché farsi il latte con i biscotti, dopodiché mangiare 3-4 merendine, dopodiché farsi la pasta, cioè un continuo di abbuffarsi cioè essendo proprio incontrollati nel ciò che si fa e dicendo tanto mangio adesso e da domani mi rimetto a dieta. Mi metto a stecca, invece questi episodi continuavano sempre di più e vedevo sempre di più i chili che mettevo addosso. Non riuscivo a sopportare questa cosa che non, cioè, la mia fame incontrollata era diventata talmente spessa che non dico tutti i giorni, ma ogni 2 giorni avevo questi attacchi incontrollati, ma proprio incontrollati. Piangevo. Vi giuro, piangevo in cucina e non riuscivo a smettere, non riuscivo a dire basta, Gianina, non riuscivo, cioè era troppo forte questa cosa, mangiavo e sentivo come un piacere lì per il momento, mi sentivo felice a mangiare la cioccolata, tutta quella roba che ingerivo, in quell'istante mi dava una gioia immensa. L'attimo dopo il disastro, cominciavo a piangere, questo all'inizio, dopodiché, non so, sono capitata così degli argomenti sulla bulimia e ho visto che si provocano il vomito. Ho iniziato così il mio percorso bulimico e dopo che facevo queste abbuffate, ma non abbuffate, lo schifo più totale, perché mischiavo tutto, dolce, salato, agro, tutto, e non riuscivo a controllarmi, dopodiché mi provocavo il vomito. E questo mi faceva sì che ingrassavo uguale, però magari non come prima, più chili, ingrassavo molto meno, o magari perché comunque voi dovreste sapere che tipo la maionese, il cioccolato, queste cose non si riescono ad eliminare col vomito, che comunque sono liquide, oppure i succhi di frutta, questi alimenti qua rimangono comunque nel nostro stomaco, non si riescono ad eliminare. Vero. Quindi, provocandomi, come ho detto, il vomito, riuscivo a non ingrassare così tanto. Dopo un po' di tempo, non è durato molto questo mio periodo così estremo, perché comunque avendo 40, no, 39 anni e pensando al fatto, ma io sono una madre di famiglia, ho dei figli, ho delle responsabilità, come cazzo mi sto riducendo? Poi avevo cominciato ad avere problemi con i denti, la mia pelle era secchissima, ma proprio secca, secca, secca. Avevo la tachicardia, mi sentivo sempre debole. Diciamo che sono i primi sintomi di una disfunzione fisiologica. E mi ricordo che il 1º gennaio di questo anno, del 2017, sono uscita con il mio ragazzo, ormai ex, e a fare una passeggiata in piazza. Facciamo questa passeggiata e ad un certo punto mi sono sentita, non so spiegarvi questa sensazione, cercherò di farvela capire. Il cuore battere a 1000, proprio una tachicardia eccessiva, non quella tipo da corsa, proprio strana, diversa. Mi sono sentita tutto il mio fisico, il mio organismo come scivolare, come perdersi. L'ho guardato e ho detto: Marco, io mi devo mettere seduta, non mi sento bene. E lui dice: sei tutta bianca in faccia.
In quel momento mi è successa una cosa stranissima. So ancora, cioè, ho i brividi al pensiero. Cioè, esattamente per un istante solamente, solo un istante, io mi sono vista tutta la mia vita passare davanti. Proprio, sapete, velocemente ho visto tutti gli ultimi 10-15 anni della mia vita. Ta, 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 e in quel momento è nata una paura così forte di morire, così brutta, così atroce. Io credo che tutta la mia vita non ho mai sentito un sentimento così brutto, così distruggente, così, cioè, terribile, terrificante, una paura assurda di morire. Cioè, io non potevo immaginarmi che potrei morire per colpa mia. Per colpa mia perché ingerivo cibo incontrollatamente, vomitavo, mi creavo il vomito, mi facevo del male e la mia vita potrebbe finire da un istante all'altro e non solo io non potrei più essere su questa terra, ma i miei figli non potranno avere più una madre, mia madre non potrebbe più avere una figlia. Cioè, non, cioè in quell'istante ho detto no. Io non posso permettere tutto questo dolore, né a me e soprattutto ai miei figli e alla mia famiglia. E il giorno dopo, 2 gennaio 2017, ho iniziato il mio percorso. Sono salita sulla bilancia, pesavo 120 kg. Mi sono fatta anche il video che vedete girare ovunque, di quanto ero grassa. Vi dirò di più, quel video l'ho girato dopo circa 3 settimane perché il primo video che girai l'ho cancellato per sbaglio, non mi ricordo che ho fatto con la memoria del computer e ho cancellato proprio il reale come ero 3 settimane prima di quel video che gira. In quel video avevo già perso sui 8 kg, quindi ero già più sgonfia. Immaginate che ero ancora più grossa. E guardandomi allo specchio mi sono detta, io non ce la farò mai. Quando passerà questo tempo da dire, oh, adesso mi piaccio così come sono? No, ero disperata, avevo una disperazione addosso, terrificante, però dall'altra parte c'era quel pensiero: io non voglio più stare come ieri, non ho voglio più aver paura di morire, voglio provare a dare il 1000% di me stessa affinché io possa star bene. È un conto che mi viene una malattia che non ho provocato io, un conto che mi vengono delle malattie perché le conseguenze dell'obesità e della bulimia sono tantissime malattie che ce le porteremo per tutta la vita appresso e la nostra vita non sarà più così lunga e tantomeno bella. Quindi da quel momento è cambiato la mia visione delle cose. Ho detto io non voglio mettermi a dieta, voglio cambiare lo stile di vita e ho cominciato a eliminare il fritto, lo zucchero e così via. E pian piano i chili sono spariti. Eccomi qui, che giorno è oggi? Oggi è 18 novembre del 2017 e io ho perso più di 45 kg. Non l'avrei mai detto il 2 gennaio che io oggi potrei parlare con voi serenamente della mia storia, perché non è facile parlare delle proprie debolezze. Io so che tantissime ragazze, tantissimi ragazzi passano quello che ho passato io. Vi voglio dire solo una cosa: non vi mettete a dieta. Non entrate nel concetto, oh, la dieta, da domani faccio la dieta. No, provate ad eliminare quelle 3-4 cose dalla vostra alimentazione un passo alla volta. Deve essere un cambiamento cerebrale, un'educazione alimentare, non come si dice, un sacrificio, non un obbligo, come si dice, Matteo? Una decisione. Non una restrizione, ma
dei piccoli cambiamenti che pian piano vi porteranno a stare meglio, a perdere peso, a stare bene con voi stessi e a essere più sereni. Tante persone mi chiedono: Gianni, quanto devo pesare per la mia altezza e l'età? Io sapete cosa rispondo? Tu devi pesare quanto a te ti piace. Se tu allo specchio ti vedi bene e stai bene con te stesso, non importa che hai 60 o 70 kg, l'importante è che comunque la tua alimentazione sia sana e che tu quando ti guardi allo specchio ti piaccia. Ragazze, ragazzi, amatevi, guardatevi allo specchio e ditevi: io voglio star bene con me stesso. Non ascoltate gli altri non contano un cazzo. Gli altri sono zero per quanto riguarda il vostro aspetto, la vostra salute, i vostri pensieri. Siete solamente voi con voi stessi che dovete solo a voi stessi dovete dare conto, non agli altri. Quindi, se hai qualche chilo di troppo e non ti piaci, l'unica soluzione è quella di fare qualcosa per te stesso. Elimina lo zucchero, elimina i fritti e pian piano vedrai dei cambiamenti. Per quanto riguarda le persone in sovrappeso, alto, le persone obese che hanno tantissimi chili da perdere, devono rivolgersi a uno specialista. Assolutamente a uno specialista. Per quanto riguarda invece il mio programma, come dico alle ragazze, tu non stai a dieta. Sì, si chiama dieta Gianina perché così è iniziata, però io non faccio diete, perché le diete le prendiamo su Google, cioè le guardiamo, si seguono e via. Però il fatto della dieta è che poi che facciamo? Ci ingrassiamo dopo che abbiamo finito la dieta. Invece dieta Gianina vuole fare educazione alimentare. Educazione significa che devi avere un equilibrio nella tua alimentazione. Non solo lavoro sul fatto del cibo, ma lavoro tantissimo sul fatto psicologico, sul fatto di stare con gli altri, di non sentirsi a disagio se tu mangi determinate cose e quando vai in giro ci sono altre cose, cercare dei cibi che ti aiutano, fare delle attività che ti aiutano a distogliere i tuoi pensieri dal cibo. Il cibo non deve essere il focus della tua vita, ma divertirsi, fare tantissime altre cose. E pian piano si riesce ad arrivare ad un obiettivo. Mettetevi dei obiettivi fattibili, non sogni, perché i sogni non servono a un cazzo, ma tanto sacrificio, tanto impegno, e gli obiettivi si raggiungono quando meno te ne accorgi, perché il tempo passa velocemente. Ed ecco, io mi trovo oggi, dopo 11 mesi, ad avere 45 kg in meno. Spero che il video vi sia piaciuto. Seguitemi su Instagram, Parmigiamo Insieme. Trovate le mail di Dieta Gianina se volete essere seguiti da me. Lasciate un like, magari condividete e aiutiamo qualcun altro. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!